Io sono Massimo Santucci e mi occupo con Paolo dell'attività di Remind. Quindi, prima di tutto, un grazie a tutti voi che ci seguite, che siete parte e che credete in questa avventura che lega i temi generali alla filiera immobiliare. Che cos'è la filiera immobiliare per noi? È una realtà che è presente sul territorio, quindi siamo molto contenti anche della presenza degli ordini professionali e di tutte le realtà che sono sul territorio in nome e per conto dei professionisti, delle imprese, delle aziende. Siamo molto contenti anche di questa presenza internazionale del Parlamento europeo, che ci dà quella rilevanza internazionale che ormai travalica le frontiere, territorio nazionale e realtà comunitaria. Buonasera, professor Petrucci, eccolo, non sentiamo la voce. Buonasera, professore. Buonasera, ho disattivato il microfono. Io ti darei la parola per introdurre, sto intrattenendo gli ospiti, ricordando quello che come Remind avevamo fatto, quindi se vuoi anche tu ricordare poi le tappe Sì. precedenti, ricordando questo legame che c'è con i territori, con le associazioni, con le imprese. E vorrei anche dire, aggiungere, se sei d'accordo, Certo. sul discorso di legare non solo i temi tecnico-scientifici, il Comitato rappresenta anche giornalisti, uomini e donne di cultura, persone che lavorano nelle professioni, cioè voglio dire che le tematiche poi specifiche, economiche, immobiliari, le dottrine giuridiche sono poi fatte dalle persone, da tante persone, quindi la società è vasta, è articolata, rappresenta un po' tutti, quindi questo fatto di far entrare le forze sociali, le forze produttive dentro i temi economici e lo specifico immobiliare, credo che sia una delle tante scommesse che tu stesso come presidente del comitato, ma anche Paolo, avete fatto. E quindi mi sembra questa ottica più generale sia rappresentata molto bene nel comitato scientifico. Quindi vorrei dire una scienza fatta anche dalle persone, dalla gente, dalle associazioni, dai problemi veri. E quindi questa marea di norme che ci hanno un po', come dire, subissato in questi ultimi mesi, anche perché, come ben sapete, l'emergenza sanitaria è tuttora in atto, questa massa di norme va in qualche modo spiegata, metabolizzata, in qualche modo spiegata, diffusa e un po' interiorizzata. Mi rendo conto che questi sono temi molto generali, però forse ci tenevo a far vedere.